grazie innanzitutto a loro che sono qui così numerosi e grazie all'organizzazione e all'assessore, alla signora che è stata così, sono state così gentili nel presentare questo nostro incontro. E sono subito tentato di mettere sul chi va là. E chi potrebbe pensare che un tema come quello che è stato intitolato e che mi è stato proposto, Fatto e libertà, ma sia dopo tutto di quei temi che vengono chiamati, tra virgolette, astratti, e che invece astratti non sono. Qui una piccola notazione storica. Uno dei più grandi commentatori di Aristotele, e cioè Alessandro di Afrodisia, scrive un trattatello per l'imperatore, siamo nel secondo secolo d.C., contro i fatalisti, i quali pregiudicano la salute dello Stato, cioè della società, cioè della vita politica. Perché dice, e in qualche modo il suo discorso è ripreso da tutti coloro che si accodano ad Aristotele, e il fatalismo impedisce la punizione dei colpevoli e il premio a coloro che invece l'hanno meritato. Quindi il fatalismo è una concezione politicamente pericolosa. Ripeto, politicamente pericolosa perché se tutto accade fatalmente, allora non si può parlare di responsabilità di qualcuno, non c'è più responsabilità e quindi cadono tutte le leggi dello Stato, cade appunto la vita sociale e politica. E questo discorso si è prolungato poi nei secoli e anche oggi è una delle considerazioni che vanno per la maggiore. Pur non avendo i titoli di essere considerata come avente senz'altro l'ultima parola, e dico questo perché la filosofia ha sempre avuto questo carattere di discussione totale di tutto, mettere tutto in questione, e mettere in questione quindi anche le leggi dello Stato. E non è un esercizio accademico perché ciò che il pensiero filosofico mette in questione è poi, durante tutta la vita dei mortali, messo praticamente in questione. E la vita dell'uomo è una vita di distruzioni, di massacri, cioè di continue violazioni di tutte le leggi che l'uomo via via si è dato. E allora non è accademia quella della filosofia che chiede: ma perché i colpevoli devono essere puniti? E perché coloro che noi, in base a certi criteri, riteniamo non colpevoli devono essere premiati? Ecco, già questa domanda mostra che la politica stessa non può essere considerata come un fatto ovvio all'interno del quale siamo destinati a vivere. La politica è sempre stata l'unificazione della complessità sociale. Ma unificazione in nome di che cosa? In nome di una saggezza che i politici posseggano o possederebbero per se stessi, o in nome di una saggezza che la politica eredita da una dimensione diversa dalla politica e che inizialmente è stata il mito. Nell'epoca, nell'età del mito, le leggi del mito sono le leggi della politica. E poi è stata la filosofia. Quando la filosofia ha cominciato a farsi avanti, e allora anche la politica ha cambiato volto ed è diventata
l'adeguazione dello Stato alla verità disvelata dalla filosofia. Questo preambolo l'ho fatto per dissipare l'eventuale impressione di qualcuno che questo titolo Fato e Libertà possa suonare astratto, fuori dal nostro tempo. No, si tratta di mettere in questione queste categorie che intervengono alla radice del fatto sociale e politico. Perché dobbiamo rispettare il prossimo? Perché dobbiamo amare il prossimo? Perché dobbiamo rispettare le leggi? Quando viviamo in un mondo in cui il prossimo è stato massacrato e le leggi sono sempre state violate? Perché? Se non si sa rispondere a questa domanda, allora ogni tipo di unificazione politica è un dogma. È un dogma che intende imporsi e intende farsi valere con la violenza. Dopo questo preambolo cerchiamo di guardare in faccia le due parole che compongono il titolo del nostro incontro e incominciando a interrogare il linguaggio che possiede, prima della saggezza che esso esprime, esprime una saggezza nel suo costituirsi come linguaggio, cioè il modo in cui sono fatte le parole esprime una saggezza anteriore a quella che si manifesta usando queste parole. Adesso esemplificherò di modo che questa battuta apparentemente astrusa si sciolga. Beh, qui si è parlato della fortuna. Credo che molti abbiano rilevato la parentela della parola fortuna con la parola latina fors. Forse molti hanno rilevato questo. Ho detto forse molti, ma la parola forse è una parola che sta alla radice della parola fortuna, forse. La fortuna è il destino buono o cattivo? Ma forse vuol dire, può essere buono e può essere cattivo. Il forse indica l'ambiguità del concetto, per cui da un lato la fortuna è ciò che ineluttabilmente accade, dall'altro lato è ciò che accade inspiegabilmente e non ineluttabilmente, ma casualmente. Ma guardiamo l'altra faccia della medaglia. Noi diciamo fortuna, che è parola latina, che ha un accompagnamento di parole quanto mai significative. Il forse, per esempio, equivale al fortasse latino, al forsitan, che indicano l'incertezza degli accadimenti. Ma se la fortuna indica anche la necessità, e allora la parola latina è preceduta da una serie di parole greche che indicano a loro modo e con intensità particolare il fato. Per esempio le parole dike vuol dire giustizia, ma la parola giustizia è debole, suona debole, perché dike in greco è costruita sulla parola deiknimi, che vuol dire mi mostro con autorità. I greci dunque, per indicare il fatto, usano la parola dike, ananke la necessità, ma poi anche la parola logos, nomos.
E questo per quanto riguarda l'ambiguità del linguaggio, che in questo caso insegna mostrando la polivalenza della parola fortuna e fato. Ma il titolo dice fato e libertà. E qui le cose si complicano ancora di più, perché anche qui la parola libertà, nostra italiana, deriva dal latino, libertas, liber. Alla radice sta il termine liber, il concreto liber, che anche foneticamente suona simile al greco eleutheros, liber e eleutheros. E se non che le lingue anglosassoni hanno un modo del tutto diverso di indicare la libertà. Usano, per esempio, il tedesco usa la parola frei, e anche acusticamente loro sentono che c'è differenza tra liber e frei. L'inglese dice free, liber e free, almeno apparentemente si va in direzioni molto diverse, almeno apparentemente dal punto di vista acustico. I due suoni, i suoni delle due, dei due gruppi di parole, quelli riconducibili appunto per esempio al tedesco frei, i due gruppi di parole suonano foneticamente in modo molto divaricato. Che cosa vuol dire liber? Anche qui la glottologia fa risalire la parola liber e anche la parola eleutheros. Poi prenderemo congedo da questa introduzione glottologica. Ma intanto è opportuno sentire che cosa la riflessione sul linguaggio dice e che cosa innanzitutto il linguaggio dice. Ebbene, rilevavo, la glottologia fa derivare la parola liber da una radice indoeuropea, leut, L-E-U-T-H, leut. E leut ha stranamente questi due significati, vuol dire gente, ma vuol dire anche crescita. E il tedesco dice Leute, è scritto Leute. E perché la stessa parola indica due ambiti semantici così diversi, gente e crescita? E innanzitutto crescita, crescita nel senso della fioritura arborea. Ma perché la fioritura indica lo stato in cui il vivente vegetale si solleva dall'oscurità del terreno, si espande nell'aria e appunto si libera dall'oscurità e dai vincoli che la terra costituiscono rispetto ad esso. Crescita è appunto il liberarsi dal vincolo, dall'ostacolo, dalla tenebra, dal limite. Bene, si dirà, questo l'abbiamo capito, ma cosa c'entra gente? Perché abbiamo detto che la radice leut vuol dire insieme crescita, crescere e gente. E la gente è quell'insieme di eventi che a un certo momento percepisce se stessa come capace di affrancarsi dall'incombere della natura, del mostro più forte, e di respirare
così come respira la vegetazione. Cioè, quando a un certo momento un gruppo sociale si sente autonomo, ecco che chiama se stesso col nome con cui indica, aveva indicato in un primo tempo, la crescita, la fioritura. E allora ci spieghiamo come mai la radice leut possa significare ad un tempo e la crescita degli alberi e la crescita di quella vegetazione umana che è il gruppo sociale che è riuscito a svincolarsi. Prima avevo usato la parola mostro, dai mostri naturali archetipici, originari, arcaici, e si sente appunto espansa così come si espande nell'aria la vegetazione. E questo andrebbe bene per quanto riguarda allora il gruppo di parole che si rifanno alla radice leut e che risuona nella parola latina liber. Solo che avevamo detto c'è quell'altro gruppo di parole, avevamo detto anglosassoni, alto tedesche, gotiche, anglosassoni, che usano quel timbro del tutto diverso che avevamo esemplificato con la parola tedesca frei e con la parola inglese free. E anche qui è interessante sentire cosa dice la glottologia in proposito, che fa risalire queste parole a una, da capo, a una radice indoeuropea che suona così, pri, da cui proviene probabilmente un aggettivo priaios che vuol dire caro, amabile, diletto. E anche qui è strano come mai ciò che poi viene detto libero è il diletto, il caro, l'amabile. Eppure ce lo si può spiegare con relativa facilità, perché che cos'è il diletto e l'amato se non quello rispetto al quale l'amante sgombra il campo, libera gli ostacoli, gli rende la vita vivibile, lo lascia espandere, lo lascia crescere ciò che mi è caro e ciò rispetto a cui esercito la mia facoltà di lasciarlo crescere e di incentivare la sua crescita. Ecco che le due parole apparentemente, i due gruppi linguistici apparentemente lontani, liber e leuzeros da una parte, frei, free dall'altra, finiscono per dire la stessa cosa, cioè la liberazione, il riuscire a respirare senza ostacolo, prima avevo detto senza l'ostacolo dell'oscurità della terra che limita la crescita. Si presenta cioè il concetto di libertà come liberazione. E se prima dicevamo che fato significa in uno dei due suoi lati significa l'irrevocabilità degli eventi e quindi ciò che non è forsitam, ciò che non è fortasse, ma che è necessità, allora la liberazione, la libertà come liberazione, è liberazione dal fato. E anche qui nulla di strano, ma molto di vicino a noi, anche se non ci interessiamo di filosofia, o di scienza o di religione, è molto vicino a noi, perché quando l'uomo incomincia a guardarsi attorno nei primi tempi della sua esistenza sulla terra, ciò che
ciò da cui si sente soprattutto legato, vincolato, è il dolore, è la morte. E infatti molte delle parole che nominano il fato nominano anche la morte. Per esempio la parola moira in greco, che alla lettera vuol dire parte, la parte data a ciascuno, e nomina molto spesso, indica molto spesso quella parte che è la morte. Qui non è il caso di avere passione per la filosofia o per la scienza o per la religione o per altro. Qui tutti noi siamo toccati in ciò che più ci preme da vicino. Liberarci o allontanare il più possibile o esercitare al massimo la liberazione dal dolore e dalla morte, che sono il fatto iniziale, l'ineluttabilità iniziale. E in effetti il mito, se prima dicevamo è insieme l'organizzazione della vita politica, è organizzazione della vita politica proprio in quanto insieme è il modo più antico di far fronte al dolore e alla morte, perché inscrive il dolore e la morte all'interno di un senso del mondo che in qualche modo anticipa gli eventi futuri e anticipandoli li rende sopportabili, perché nulla è più pericoloso dell'ignoto che noi attendiamo e non conosciamo, e nulla è più salvifico dello sguardo anticipante, previdente, che squarcia le nubi e guarda che cosa sarà in futuro. Il mito e poi tutte le religioni hanno questo scopo: squarciare i veli del futuro e assicurare l'uomo. E intorno a ciò, appunto, che è il fatto originario e che è, ripeto, il dolore e la morte. Liberazione, allora, dal fatto originario è dapprima, appunto, il mito, l'esistenza mitica, è la liberazione originaria. Ma loro comprendono che la posta in gioco è troppo importante perché ci si possa accontentare del mito e della religione. E con tutto il rispetto che dobbiamo avere per queste forme che sono così sentite perché appartengono alla circolazione sanguigna del nostro essere, con tutto il rispetto, però non possiamo ignorare che a un certo momento, circa sei secoli prima di Cristo, cinque secoli prima di Cristo, a un certo momento l'assicurazione mitica, la liberazione mitica dal fato mortale è troppo avventurosa, troppo incerta, troppo dubitabile perché ci si possa fidare di essa. Appunto perché la posta in gioco è così importante, la morte, liberarsi dalla morte e dal dolore. Proprio perché la posta in gioco è così importante, ecco che esplode a un certo momento nella storia dell'uomo questo vulcano che noi siamo abituati a considerare come quella astrattezza che sta sulle nuvole che si chiama filosofia, ma che non sta sopra nelle nuvole ma sta sotto nel terreno, e è la volontà di assicurarsi contro la morte e il dolore. Nasce cioè quell'atteggiamento in cui la liberazione dalla morte e dal dolore è la verità.
Anche Gesù dice: la verità vi farà liberi. La verità vi libererà. E ci possiamo spiegare, nel contesto di quanto abbiamo detto, questa affermazione di Gesù? E per lui la verità è quello che lui dice. E sì, la verità libera, perché altro è il mito che squarcia i veli del futuro promettendo che il futuro sarà quello che il mito dice. È una promessa che però, se vogliamo usare le parole di un grande greco, equivale a, dice Prometeo a un certo punto, a cieche speranze. Perché cieche? Ma perché ogni mito, ogni fede, ogni religione è la volontà che il mondo abbia un certo senso e non un altro. Una volontà che si scontra con volontà opposte. E lo scontro non può non risolversi dopo un tentativo di dialogo. Anche questa mattina Benedetto XVI diceva agli inglesi la necessità del dialogo, ma un dialogo tra fedi non può non risolversi nello scontro tra due volontà, che il senso del mondo sia così come ognuna di esse dice. E quando si constata l'impossibilità di recedere da questa volontà, è inevitabile che lo scontro dal piano dialogico si trasferisca al piano pratico, conflittuale, al piano della guerra, del sangue, della morte. Quando la filosofia nasce e intende appunto mettere in rilievo che la volontà di pace esercitata in nome del mito, per quanto nobile, grande, venerabile certamente esso sia, la volontà di pace è inficiata proprio dal fatto di essere volontà. Voglio che il senso del mondo sia questo, ma a cui fa eco un controcanto che nega questo. I greci hanno osato l'insperabile, cioè hanno pensato un sapere che fosse innegabile non perché è voluto, ma che fosse per se stesso innegabile. Questo è il grande sogno di tutta la tradizione, adesso dirò, non solo filosofica, ma dell'Occidente. E allora, non solo dell'Occidente, ma ormai del pianeta, perché ormai le strutture concettuali dell'Occidente sono diventate le strutture concettuali dell'intero pianeta. Questo non vuol dire che l'Europa oggi domini, è proprio il contrario, domini la scena mondiale, ma vuol dire che le categorie concettuali venute alla luce in Europa oggi stanno alla base del mondo intero. Se qualcuno pensa all'India, non dimentichiamoci che non è orientale quella democrazia che in India oggi costituisce l'esempio più macroscopico di convivenza democratica. Se qualcuno pensa alla Cina, non dimentichiamoci in un primo tempo che il marxismo è uno dei figli iperlegittimi dell'Occidente. Marx viene da Hegel, Hegel guarda Aristotele, Aristotele sta al centro della grecità. Il capitalismo stesso, si fa un grosso torto al capitalismo a considerarlo semplicemente uno strumento, come spesso si dice. No, anche il capitalismo, come il comunismo, è una grande filosofia. Per questo dicevo prima, quando la filosofia nasce e propone il concetto di libertà come liberazione vera dal dolore e dalla morte,
Intendevo dire non semplicemente qualcosa che riguarda quel settore della cultura che è la filosofia coltivata da certuni e non da altri, ma intendevo alludere, ecco, uso da capo l'espressione circolazione sanguigna, che è presente anche in coloro che non hanno mai sentito parlare di filosofia, perché parole come essere, no, niente, qualità, quantità, libertà, e sono parole che incominciano ad essere pensate con la intensità con cui sono pensate all'inizio della storia dell'Occidente, e con un'intensità che prima non era venuta alla luce. L'Occidente cresce all'interno di questa rete di, chiamiamole categorie o di significati, che noi usiamo quotidianamente senza renderci conto della profondità e dell'altezza di questi concetti. Provino a tirar via, per esempio, dalla scienza il concetto di prima e di poi, di tempo inteso, Aristotele diceva aristmostes kinesios catato proteron caiustano, cioè il numero del movimento secondo il prima e il poi. Ma Aristotele, quando diceva il numero, la numerazione del movimento, intendeva per movimento ciò che ormai per noi è pacifico, cioè il nascere e il morire uscendo dal non essere e rientrando nel non essere. Che cos'è questo nostro incontro? È qualche cosa che 3 ore fa, poniamo, non era. È qualcosa che fra un'ora non sarà più. Noi pensiamo così, ma non era e non sarà più, sono le parole tremende, decisive, che noi continuamente usiamo e sulle quali ritorneremo verso la fine della mia conversazione, perché sono le parole che indicano il senso radicale della liberazione. E intanto, così, molto per cenni, accenniamo alla vicenda della liberazione dal fatto originario. E abbiamo detto che se la prima forma di liberazione è il mito è a sua volta ciò da cui la filosofia si libera. Il mito diventa a sua volta un fato, una remora, perché affidarsi alla promessa del racconto mitico religioso e affidarsi a un vincolo e sottostare a un vincolo che non mantiene le proprie promesse, che non può mantenere le proprie promesse. E quindi, tra parentesi, questo vuol dire che è grande l'animo di coloro che si dicono credenti, perché esprimono con forza l'essenziale debolezza del contenuto di cui si fanno portatori. Ma se la filosofia libera dal fatto mitico, ecco la grande vicenda, la tragica vicenda che noi stiamo vivendo anche oggi, anche nel nostro tempo, è il tramonto della verità filosofica. Una verità filosofica che significa, dicevamo, non un sapere voluto, ma un sapere che è innegabile e che sta indipendentemente dalla volontà di farlo stare. E quando passo vicino a questo giro di concetti non posso trattenermi dal ricordare il modo in cui i greci nominano questo stare della verità, perché tutti ricordano che in greco verità si dice aletheia, Heidegger lo
continuo a ripetere, che vuol dire non nascondimento, a lece. Noi diciamo lece, noi diciamo latente, nascosto. A leceia è il non latente. Ma ci si dimentica, sottolineando unicamente la parola leceia, che il non nascondimento è il non nascondimento di ciò che sta, stabile, e che i greci chiamano episteme. Sentono? Episteme. Anche qui, steme è una sostantivizzazione della radice sta. Noi diciamo indoeuropea sta, noi diciamo lo stato, lo stato. Il grande sogno dei greci e poi di tutto il pensiero occidentale e poi di tutte le opere dell'Occidente è l'evocazione di ciò che sta, di ciò che è epistemonikon. E prima dicevo della tragedia del nostro tempo, perché questa evocazione dello stante, che da due secoli viene messa in questione in campo filosofico, ma poi anche in campo scientifico, ma poi anche in campo artistico, e certamente con una forza diversa. Però tutti noi percepiamo la differenza guardando per esempio la Pietà di Michelangelo, lì il sacro è visibile, e un quadro di Kandinsky dove c'è la dissoluzione della forma, tutta l'arte contemporanea, moderna è una dissoluzione della forma. Alla radice della forma sta la forma divina. Quindi penso che tutti abbiamo la sensazione dell'assenza di Dio nell'arte contemporanea o nelle forme più significative dell'arte contemporanea. Ma poi anche la scienza nel suo dichiararsi indifferente rispetto al problema di Dio. Tra parentesi, in questi giorni abbiamo sentito lo scienziato Hawking che in modo simpaticamente spudorato diceva e formulava, facendola passare come una conseguenza della sua competenza di fisico, e formulava questa grossa metafisica, che è la metafisica dei nostri tempi, che il mondo viene da nulla. Il mondo è un'autocreazione senza che ci sia bisogno di un creatore. Questo è il clima del nostro tempo. Le cose vengono tutte da niente senza che ci sia bisogno alle loro spalle di una causa, di un creatore. Hawking mostra di non sapere che appunto questo è il discorso del nostro tempo, che fiutiamo nell'arte contemporanea, percepiamo nella volontà del sapere scientifico di chiudersi nella sua specializzazione, ma che soprattutto la filosofia ha, sia pure in un sottosuolo che va esplorato con cura, e soprattutto la filosofia avere messo in evidenza, quando Nietzsche parla della morte di Dio, allude innanzitutto alla morte della verità, di quella verità incontrovertibile che i greci chiamano episteme, lo stante. Lascino che anche qui mi lasci prendere dalla mia preoccupazione, anche per quel mondo così importante che è il mondo cattolico, al quale dico spesso che il nemico non è quello indicato
continuamente col nome di relativismo. Quella è una bigotteria laica, il relativismo è il bigottismo laico, è la fede laica, che è fede instabile tanto quanto la fede religiosa. E il nemico autentico della cristianità è l'accertamento che se gli eterni fossero, che se esistesse l'eterno non potrebbe esistere il mondo. Perché l'eterno riempirebbe tutti gli spazi vuoti. Noi sentiamo lo Zarathustra di Nietzsche quando afferma: se esistesse un creatore io non potrei creare. Ma io creo, dunque non può esistere un creatore. Sembra la battuta di un letterato, come spesso Nietzsche è considerato. E invece qui c'è da essere d'accordo con Heidegger quando Heidegger dice che Nietzsche è tanto rigoroso quanto Aristotele. Questo è il nemico che il mondo cattolico dovrebbe guardare in faccia, e che certamente il mondo cattolico è scusato dal fatto di non guardarlo in faccia, perché oggi per lo più vige quella che ho chiamato bigotteria laica, quella forma di liberarsi a buon mercato da quella tradizione epistemica senza di cui non esisterebbe scienza, non esisterebbe cristianesimo. Provino a pensare al concetto cristiano di creazione, creazione ex nihilo, sui et subiecti. Creazione, le cose del mondo sono create ex nihilo sui, dalla loro nientità, dalla loro nullità, et subiecti, e dalla nientità della materia di cui sono fatte. Ma il cristianesimo ha inventato il concetto di niente secondo quel significato così radicale che il niente ha, in quanto portato alla luce dal pensiero filosofico greco. No, il cristianesimo eredita il concetto di niente, così come quando Gesù dice la verità vi farà liberi, certamente intende che la verità sia quello che lui dice. Però quello che lui dice è verità nel senso in cui i greci intendono questa parola, cioè come lo stante. Se noi chiediamo a un credente: ciò in cui credi è forse vero o è perentoriamente vero? E il credente, se è tale, risponderà: è perentoriamente vero. E userà, anche se non se ne rende conto, userà quel concetto di stabilità, di epistemicità del creduto che eredita dall'episteme greca, cioè applica al contenuto della fede il credente il senso dello stare, dell'episteme che egli eredita dal pensiero greco. Ma tutto il cristianesimo, non per nulla Hegel diceva ragione, il cristianesimo è la più alta religione filosofica, la più alta religione filosofica, perché è piena di strutture e di categorie filosofiche ed è una formidabile cinghia di trasmissione del pensiero filosofico tradizionale alle masse. Più volte io penso che molti di loro l'abbiano pensato, la vita di un individuo che passa la sua vita, poniamo, in un ufficio, in una fabbrica, nella routine del suo lavoro, qual è la cosa più intelligente, più alta che ha pensato, se non quella che ha sentito da bambino al catechismo quando qualcuno gli diceva: Dio ha creato il mondo. Le parole più importanti erano in balia alla inevitabile povertà mentale di un bambino, e che però si sentiva dire le cose più importanti, mi riferisco alla più parte delle persone, si sentiva dire le cose più importanti di tutte quelle che poi avrebbe sentito in qualsiasi dimensione culturale, pratica, sul lavoro,
politica. Dio ha creato il mondo. Ebbene, questa è la grandiosità di questo quadro che va al tramonto con gli ultimi 200 anni, e dicevo in testa, è il pensiero distruttivo del nostro tempo. E questo processo di negazione della tradizione epistemica occidentale, che dunque non è solo filosofica, ma è sociale, politica, civile, economica. Ecco, questo processo di distruzione è il modo in cui nel nostro tempo si effettua la liberazione dal fatto costituito dalla verità, perché la verità intende essere l'assoluta necessità, l'assoluta ananche, l'assoluta moira, l'assoluto logos, l'assoluto nomos. Logos vuol dire l'assoluto senso concettuale del mondo, nomos vuol dire legge. L'Europa, la storia della modernità, è la storia della liberazione dagli immutabili, dagli eterni, portati alla luce dalla tradizione, dalla grande tradizione filosofica. Questo è il senso che la liberazione possiede oggi. Ma mi avvio verso la conclusione con l'intento di portare alla luce il significato più importante della liberazione. Più importante anche perché è in grado di unificare tutte le forme di liberazione che abbiamo incontrato: la liberazione mitica, la liberazione dal mito, la liberazione dall'episteme, cioè dall'esistenza di un mondo, di una società retti da leggi inviolabili. C'è qualche cosa di ancora più originario che prima abbiamo nominato parlando dell'essere e del nulla, che dico è in grado, è come la radice da cui germoglia l'albero con tutti i significati della liberazione dal fatto. A che cosa mi riferisco? A qualcosa che noi pratichiamo quotidianamente, e l'avevo prima indicato. Mi riferisco al fatto che per noi, e quando l'avrò detto potrà sembrare che abbia parlato di un'ovvietà, che per noi è fuori discussione, è assolutamente pacifico, scontato, che le cose non sono state e non saranno. Avevo fatto l'esempio del nostro incontro. Questo nostro incontro qui non era, anche se tutti noi prima eravamo, ma questo nostro guardarci in faccia, questo nostro pensare al fare e alla libertà, questo non era. E tra un po', tra poco, non sarà più. Questo diciamo noi in quanto abitatori dell'Occidente. Ma in questo modo abbiamo parlato del senso più radicale della libertà come liberazione, del senso più radicale. Perché questo modo di pensare, che poi, quando ho accennato a Hawking, avevo detto essere il modo di pensare ormai, la coinè, il comune modo di pensare della cultura mondiale. Insomma, se si va per strada e si chiede a uno c'è Dio, quello resta un po' imbarazzato, ma se si dice a uno ci sono le cose che nascono e muoiono, che escono dal nulla e ritornano nel nulla, qui la più parte delle persone si trova a proprio agio e dice sì che ci sono le cose che noi conosciamo, anzi le uniche che conosciamo, perché di un Dio eterno ci si può augurare o si può deprecare che ci sia, ma c'è quel forse
che lo lascia problematico. L'Eterno, come elemento che soffoca il mondo, quell'Eterno che è diventato ancora più pericoloso della morte e del dolore, perché questo a un certo momento è stato il clima che si è formato e che ora tende a dilagare. Non per nulla la Chiesa è pessimista, che Dio evocato per liberare dal fato mortale è diventato più ossessionante del pericolo da cui avrebbe dovuto liberare. Questa è l'atmosfera della cultura del nostro tempo, anche se certamente oggi noi viviamo in un periodo di reviviscenza, ma provvisoria, dell'attaccamento al mito. Ebbene, stavo dicendo, c'è un significato della liberazione originario, fondamentale, che è espresso dall'esempio che avevo fatto prima a proposito del nostro incontro, che prima non era e poi non sarà più. Il nostro incontro, ma tutte le cose con cui noi abbiamo a che fare, la nostra casa, i nostri cari, gli oggetti che possediamo, quelli che vediamo, perfino il sole, diciamo sì, se andiamo indietro al Big Bang originario non c'era. E se andiamo avanti seguendo il fenomeno entropico, cioè il livellamento termico dell'universo, non ci sarà più. Tutto per noi è il non essere stato, il non essere più. Questo vuol dire che tutte le cose, per il clima della nostra cultura, tutte le cose si sciolgono dall'unità che esse hanno con l'essere e col nulla. Nasce un essere umano, ecco, si è sciolto dal legame che questo essere prima aveva col nulla. Muore un essere umano, ecco, l'essere umano si scioglie dal legame che esso prima aveva con l'essere. Sciogliersi dal legame vuol dire liberarsi da un fato che non sa resistere alla forza della liberazione. Questo è il significato terrificante che domina ormai, ma è tanto più terrificante quanto più è per noi abitatori dell'Occidente, quanto più per noi è innegabile. Tutte le cose sono libere dal loro essere e dal loro nulla, e il significato radicale della liberazione è appunto questo loro prostituirsi e con l'essere e col nulla. Mi è venuto in mente la parola prostituirsi perché loro, penso che loro sappiano che Simmel parlava del denaro come simbolo del divenire, e parlava del denaro come della prostituta, con la P maiuscola, direi in senso addirittura biblico, la grande prostituta del denaro, perché non è fedele a nessuna mano, passa da una mano all'altra. È il simbolo del divenire. Le cose passano dalla mano del nulla alla mano dell'essere. Si prostituiscono con l'uno e con l'altro. Loro conoscono il dialogo del grande inquisitore di Dostoevsky con Gesù, che è ritornato a Siviglia e è stato incarcerato. E il grande inquisitore lo visita nel carcere di notte e gli dice molte cose e Gesù non parla. E gli dice: noi non siamo con te che sei venuto a proporre agli uomini la libera scelta,
Perché non c'è nessun fardello peggiore per gli uomini della libera scelta, della libertà di scelta. Noi, io, dice il grande inquisitore, un vecchio ormai vicino alla morte, io sono con lui. E lui è, parola di Dostoevsky, lo spirito distruttore, lo spirito del non essere, lo spirito della morte. Allora il demonio è il nume tutelare dell'oscillazione delle cose tra l'essere e il nulla. Ma è solo lui il nume tutelare? O, e qui lo dico con tutta umiltà rispetto ai credenti, nume tutelare dell'oscillazione dell'essere e del nulla è anche Dio. Non è forse Dio quello che può creare solo in quanto considera nulla? Abbiamo detto prima che la creazione è ex nihilo. Non è forse Dio che può creare dal nulla le cose proprio perché le considera come originariamente nulla? Ma allora questo scontro tra il grande inquisitore e Gesù non è lo scontro tra due amici che solo in superficie sono in antitesi, amici così come sono amici gli affermatori di Dio e i negatori di Dio. E ci stiamo portando, concludendo, verso una dimensione in cui non si tratta di scegliere tra fatto e liberazione, ma di rilevare che sia il fatto sia la liberazione, sia il fatto sia la libertà, sono due modi diversi di gestire l'oscillazione delle cose tra l'essere e il nulla. Per il fatalismo l'oscillazione è un percorso inevitabile. Per chi crede nella libertà è un percorso che c'è, ma sarebbe potuto essere diversamente. Ma entrambi appartengono alla stessa dimensione. Questo discorso, cioè il discorso che il sottoscritto qui sta facendo, non ha nulla a che vedere con l'ateismo. Anzi, dice, e gli amici di Dio, e i nemici di Dio, e i fatalisti, e gli amanti della libertà. Quindi da una parte Aristotele, Erasmo da Rotterdam come amici della libertà, e dall'altro Lutero, Calvino, e alla radice di Lutero e di Calvino, Agostino. Agostino, il quale diceva, solo per grazia, solo per la grazia, solo per il sacrificio di Gesù l'uomo è libero. Ma intendo dire, queste grandi antitesi, amici e nemici di Dio, fatalisti, non fatalisti, queste grandi antitesi sono antitesi di superficie, perché le loro fondamenta sono le stesse, la loro anima è la stessa, cioè la gestione dell'oscillazione delle cose di cui il nume tutelare è o il demonio o Dio. Che entrambi, dunque, c'è un momento in cui Gesù dice il demonio è omicida. Ma sia il demonio che Dio, considerando l'uomo come nulla, perpetrano la nullificazione, cioè il senso originariamente radicale dell'uccisione, dell'omicidio. Ma questo non vuol dire che l'ateismo sia dalla parte della ragione, questo non vuol dire che il fatalismo debba prevalere sull'affermazione della libertà. Questo vuol dire che si tratta di portarsi oltre la contrapposizione tra fatto e libertà, così come si tratta di portarsi oltre la contrapposizione tra amicizia e inimicizia di Dio, tra attaccamento al fato divino e liberazione dal fato divino. Sia l'attaccamento sia la liberazione hanno alla radice questa follia estrema che, pensando che le cose oscillino tra il nulla e l'essere,
pensano le cose come nulla e quindi perpetrano l'omicidio nel suo significato più originario. La nostra civiltà sta avviandosi verso la civiltà della tecnica. La civiltà della tecnica è il modo più radicale in cui la liberazione dagli immutabili è destinata a realizzarsi, ma la civiltà della tecnica è anche una civiltà che, ripristinando in certo modo il mito, cioè la volontà che le cose siano, è inevitabile che a un certo momento lasci esplodere quel dubbio che ebbe ad esplodere quando nacque la filosofia, il dubbio intorno alla validità del mito. Noi abbiamo davanti a noi, dopo il periodo che stiamo vivendo, dopo che si saranno in qualche modo composte le conflittualità tra popoli ricchi e popoli poveri, abbiamo di fronte, ecco, la possibilità che i bisogni fondamentali dell'uomo siano risolti dalla tecnica. Ma la tecnica che sarà a sua volta liberata dalla filosofia che le dice: guarda che tu non hai limiti, guarda che non esiste un eterno. E la tecnica non potrà rivendicare quel carattere di verità che dà la sicurezza alla felicità. Noi lo sperimentiamo. Quanto più siamo felici, tanto più temiamo di perdere la felicità. E allora, se da un lato l'età della tecnica è il tempo dell'esplosione massima della follia che identifica il nulla e l'essere, e dall'altro lato è anche il tempo in cui non le élite come noi questa sera, ma i popoli si chiederanno intorno al senso della sicurezza della loro felicità, perché sarà la felicità maggiore mai raggiunta dalla razza umana su questa terra. Ma una felicità, ecco, senza verità, che però non potrà essere la verità dell'episteme, dovrà essere un'altra verità. Su quest'altro senso della verità il pensiero è chiamato primariamente a lavorare.